chiaramente sei il grande protagonista di questa serata, anche se poi il risultato non vi permette di sorridere, però io partirei proprio da quel minuto finale del primo tempo dove hai parato il rigore all'Escano e poi hai fatto un capolavoro su Cancellotti. Sì, diciamo che preferirei non aver parato il rigore e aver vinto la partita. Però sì, non mi piace mai parlare degli episodi personali sia in positivo che in negativo, quindi preferisco pensare a livello di squadra e dobbiamo essere subito concentrati sulla partita di mercoledì di ritorno. Però una cosa sola te la chiedo: se conoscevi bene l'Escano come calciavi i rigori, se l'avevi studiato? Sì, l'avevo studiato, poi l'anno scorso giocavamo insieme, sapevo che lui era uno che piaceva variare sia tirare da un lato che dall'altro, visto che gli ultimi li aveva tirati sempre centrali. Ho sperato che non tirasse centrale e poi ho deciso un angolo, sono stato comunque fortunato a indovinare l'angolo e quindi va bene così. Non so se avete già parlato, detto qualcosa con Volpe nei spogliatoi, ma questo secondo tempo dove il Pescara vi ha preso campo anche in inferiorità numerica, ha corso forse di più di voi? No, non abbiamo parlato, non ne parliamo mai appena finite le partite, analizzeremo nei prossimi giorni attraverso un'analisi video cosa potevamo far meglio. Sicuramente la cosa che balza all'occhio è che in 10 contro 11 non possiamo prendere il gol del 2-1. Hai rischiato anche con Cuppone che ha preso le spalle e con Raffia alla fine. Assolutamente, però sappiamo che il Pescara ha qualità sia nei giocatori che partono dall'inizio sia che nei giocatori che entrano dalla panchina. E quindi ripeto, rianalizzeremo dove abbiamo commesso degli errori e ci faremo trovare pronti per mercoledì. Come sta Paolucci, se ci puoi dire qualcosa, perché l'abbiamo visto uscire molto sofferente? Ma sembrerebbe essere solo un colpo, però finché poi non ci sono gli esami medici non si può mai dire nulla. Dal campo l'intervento è sembrato brutto, però spero che sia soltanto un colpo, niente di più.